Allora, io vi devo parlare dei tumori benigni del rene, un compito direi abbastanza ingrato, comunque vediamo cosa siamo riusciti a tirar fuori. Allora, le masse renali hanno avuto un nuovo approccio negli ultimi anni, soprattutto perché è molto migliorata la metodica di diagnostica per imaging, e questo ha comportato una cosa molto importante, cioè una terapia molto più conservativa a livello dei reni, a livello chirurgico. I grossi cambiamenti quali sono stati? È stata una nuova classificazione anatomopatologica di questi tumori basata sull'istogenesi, cioè sulla cellula da cui origina il tumore, sul grado di differenziazione del tumore dalla cellula di origine. Tant'è che nel 1986 è uscita una nuova classificazione anatomopatologica delle neoplasie epiteliali renali. L'altro passo avanti grosso è stato lo sviluppo della citogenetica, cioè la scienza che studia le alterazioni cromosomiche genetiche delle cellule e è riuscita a individuare per ogni tipo di neoplasia epiteliale dei pattern genetici distintivi. Questa è la classificazione anatomopatologica di Heidelberg, recepita poi a Rochester negli Stati Uniti, ed ecco che vedete subito che divide due grossi gruppi, tumori benigni del rene e tumori maligni. Nei tumori maligni abbiamo queste grosse alterazioni genetiche e cromosomiche, mentre vedete quasi nessuna o molto poche, soprattutto nell'adenoma papillare e nell'oncocitoma, per le neoplasie benigne. I vantaggi quali sono? Sono che una volta che abbiamo in mano l'istotipo, sappiamo benissimo la prognosi di questa neoplasia, indipendentemente dal volume che era il parametro sul quale ci fidavamo in passato. E l'altro è che i tumori benigni hanno una genetica normale, quindi quasi nessuno dei tumori benigni vira in tumore maligno, tranne questa eccezione dell'adenoma papillare. Poi vedremo le varianti. Allora, dobbiamo prima escludere i mimi delle masse renali, quindi i tumori a partenza dagli organi vicini. Queste forme, la malacoplachia e la perite xantogranulomatosa, che sono forme infiammative croniche granulomatose particolari, per fortuna molto rare, che finora rimangono ancora, anche con le metodine di imaging, indistinguibili quasi dai tumori maligni, le cisti emorragiche e gli pseudotumor. Allora, ecco, la pielonefrite xantogranulomatosa è una forma rara di pielonefrite cronica in cui abbiamo degli infiltrati nodulari, masse giallastre, infiammatorie, granulomatose, confluenti, che poi vedete vanno a costituire, riunendosi, delle masse vere e proprie. Ecco, in questo caso viene riportato una delle cause principali della formazione di queste pielonefriti, che sono le ostruzioni croniche del rene, quindi da calcoli post-attiniche, da tumori della via escretrice, e vedete che accanto a queste componenti liquide abbiamo delle componenti solide mal differenziabili. La diagnosi con il tumore renale è quasi impossibile, vedremo poi, e sarà da discutere, il ruolo della biopsia in questi casi. Il quadro anatomopatologico è caratteristico, per cui secondo me se si riesce a fare una biopsia in modo corretto è possibile attualmente differenziarla grazie alla presenza di questi granulomi, di questi macrofagi che contengono batteri, residui di batteri e materiale amorfo. Analogamente per la malacoplachia, che è una forma quasi simile alla pielonefrite xantogranulomatosa, di cui però la patogenesi è sconosciuta, in cui analogamente ci sono dei noduli infiammatori, granulomatosi che confluiscono e nei quali sono tipici, è tipico il riconoscimento di questi corpi di Michaelis-Gutmann nei macrofagi, che sono sempre dovuti a materiale, a detriti, a materiale amorfo degradato dopo una flaucosi cronica che i macrofagi non riescono ad espellere. Sono per fortuna forme rare, però vedete come nelle immagini, nell'ecografia e nella TAC sono indistinguibili dai tumori maligni più infiltranti.
Per quanto riguarda le ciste emorragiche, ne abbiamo già parlato, volevo mostrare solo questa immagine in cui il livello fra i due liquidi può, direi, quasi risolverci il problema di questa cisti, o gli pseudotumor renali, come in questo caso, in cui è ben visibile l'area di ipertrofia del parenchima accanto alla cicatrice vicina. Per quanto riguarda i tumori benigni, la classificazione comprende i tumori epiteliali, con l'adenoma non concitoma, e i tumori mesenchimali, di cui la fa da padrone l'angiomiolipoma. Le altre sono forme molto rare. Come vedete già dai vecchi schemi del Netter, la maggior parte degli adenomi appartiene a questa categoria. Circa il 20% dei reperti autoptici sono rappresentati da questi piccolissimi tumoretti che hanno dimensione di 1-3 mm e che quindi vengono scoperti solo all'autopsia, ma sono molto frequenti. Molto più raro, per fortuna, è questo, che è l'adenoma di maggiori dimensioni e che è del tutto indistinguibile anche con le metodiche di imaging dal tumore renale, dal carcinoma. Altro tumore, per fortuna raro, che però è spesso asintomatico, è l'angioma venoso della midollare, che spesso sanguina ed ha ematuria. Ecco, per l'adenoma vi ho addirittura riportato l'immagine del Netter perché io non sono riuscita a trovare un caso di diagnostica di immagine di un adenoma. Sono talmente rari e riscontrati solo al tavolo operatorio che insomma, non sono riuscita a trovarlo neanche in letteratura. Solo per un certo tipo di adenoma, per il papillare, è possibile, è stata ipotizzata l'ipotesi del viraggio in carcinoma papillare. Gli altri adenomi, soprattutto i piccoli, quelli che vi ho fatto vedere prima, restano sempre benigni, non c'è nessun cambiamento. Ecco, sono più facilmente associate ad una patologia cronica del rene, quindi all'angiosclerosi, alla dialisi, eccetera. L'oncocitoma, che è il tumore benigno più frequente, il 3-6% dei tumori renali, incide soprattutto nelle decadi, sesta decade, è asintomatico e è un tumore epiteliale, origine dal tubulo prossimale. Può essere bilaterale, è capsulato, è riconoscibile nella metodica di imaging solo nel 30% dei casi. Perché? Perché ha questa scar centrale che è tipica e ha all'angiografia e anche all'attacco con le ricostruzioni angiografiche la tipica disposizione vascolare dei vasi periferici con le arterie che penetrano a ruota di carro all'interno della lesione. All'eco è per lo più ipoisecogeno, all'attacco assume questo enhancement tipico. Ecco le immagini angiografiche, le immagini TAC con la cicatrice centrale tipica, questa è una risonanza che è sovrapponibile alla TAC, ed ecco un'immagine in fase arteriosa con questa elevata vascolarizzazione, però in questo caso direi che è poco distinguibile da alcuni tumori, alcune fasi arteriografiche di tumori renali maligni fatti vedere in precedenza. Quindi anche per l'oncocitoma abbiamo ecco qui delle immagini urografiche, la fase tardiva venosa con la cicatrice e l'aspetto istologico al microscopio elettronico tipico con degli inclusi acidofili anidoalveare. Ecco, dicevo quindi anche per l'oncocitoma sfido chiunque a dire che questi due piccoli sono degli oncocitomi. Perché? Perché, come ho già detto, solo il 30% di questi tumori ha la cicatrice centrale. Gli altri hanno un aspetto analogo alle neoplasie maligne e anche con tutte le metodiche di imaging non riusciamo a differenziarli. Ecco, l'altro tumore, diciamo, benigno più diffuso, di origine mesenchimale, è l'angiomiolipoma. L'angiomiolipoma è composto, quando è tipico, dalle tre componenti che sono nel nome, quindi da vasi a pareti spesse, da muscolatura liscia e da tessuto adiposo. Incide nel 3% della popolazione, è tipico quando hai tre tessuti, ma abbiamo purtroppo delle varianti monofasiche che sono di diagnosi molto difficile, perché quando prevale la componente liscia muscolare non riusciamo a distinguerlo dagli altri tumori, perché anche questa si prende l'enhancement arterioso e si comporta quasi come un tumore maligno. Ecco,
L'angiomiolipoma è sporadico nell'80% dei casi, invece nella sclerosi tuberosa è molto molto più frequente. In un quinto dei pazienti con sclerosi tuberosa abbiamo gli angiomiolipomi. L'altra cosa tipica dell'angiomiolipoma è che molto frequentemente diventa sintomatico, e diventa sintomatico in proporzione maggiore alle sue dimensioni, cioè se al di sotto dei 4 cm 1 su 4 sanguina, quando raggiunge oltre i 4 cm o gli 8 cm, moltissimi, quasi tutti, prima o poi sanguinano e danno sintomatologia. Perché danno la sintomatologia? Perché i vasi che abbiamo visto fanno parte del tumore sono vasi malformati. Questi sono vasi normali con questa tunica elastica presente. Nell'angiomiolipoma la tunica elastica non è presente, quindi facilmente si formano dei laghi sanguigni, degli pseudoaneurismi che poi ai minimi traumi possono rompersi e dare queste emorragie. Ecco l'angiomiolipoma in ecografia. Allora, se troviamo questa immagine, diciamo che è abbastanza tipica, perché è nella corticale, è iperecogeno, non ha effetto massa, ha qualche minimo aspetto di vaso all'interno. Però se cominciamo a trovare un'immagine come questa, cominciamo a avere dei dubbi. Anche se è iperecogena, anche se è piccola, vedete che ha questo minimo effetto massa, sporge dal profilo, ha una vascolarizzazione molto maggiore, e quindi siamo già costretti ad andare avanti con le metodiche di imaging perché non siamo più sicuri. E in effetti questo è un tumore maligno di piccolissime dimensioni. Ecco, nell'ATAC, diciamo, queste sono immagini tipiche nelle varie fasi, quindi diciamo la massa è costituita per lo più da tessuto adiposo e da vasi, che si innalza molto poco solo per quanto riguarda la componente vascolare, qui non ci sono problemi. Ecco, invece gli angiomiolipomi atipici, ecco, sfido chiunque a dire che questo è un angiomiolipoma. Abbiamo delle isole di tessuto adiposo, però la grossa disomogeneità di questa massa ci deve portare a continuare la diagnostica. Come in questo caso c'è una componente adiposa, ma è scarsa, è solo nella parte craniale, tutta la parte distale è fatta da tessuto solido che prende contrasto. E analogamente in questo caso, in cui c'è questa componente solida accanto alla componente adiposa, è qui in fase di sanguinamento. Ecco, c'è da dire poi, purtroppo, che nel 5% degli angiomiolipomi non è dimostrabile tessuto adiposo, quindi dobbiamo tener conto anche di questa quota in cui la possibilità di trovare tessuto adiposo non esiste. Ecco, nella risonanza abbiamo a disposizione le varie sequenze, anche contrastografiche, come già abbiamo visto. Ecco, la cosa importante, vedete, questo è il piccolo angiomiolipoma che ha già fatto vedere anche il dottor Volpi, che prende contrasto per la componente di vasi presente all'interno. La cosa importante da dire qual è? Mi è sparita l'immagine, che a volte basta una T1, una T2, semplicemente si è già fatta la diagnosi, quindi non c'è bisogno di procedere a fare un esame molto più lungo. Volevo mostrarvi brevemente l'angiomiolipoma nella sclerosi tuberosa perché vedete questa malattia in cui sono presenti questi tumori benigni cerebrali anche vicino ai ventricoli, per lo più della corteccia, ma anche vicino ai ventricoli o nella retina, in cui abbiamo questi adenomi sebacei del viso, ecco che si accompagna molto frequentemente a questi tumori renali, oltre che a rabdomiomi cardiaci. Quindi nella sclerosi tuberosa, che è una malattia autosomica dominante ma che esiste anche in casi sporadici e che si accompagna a epilessia, ritardo mentale, queste manifestazioni cutanee, dobbiamo stare molto attenti, addirittura andarle a cercare, perché oltre agli angiomiolipomi sono presenti anche altri tumori renali. Ecco un caso di angiomiolipoma in sclerosi tuberosa, addirittura di grosse dimensioni, vedete, bilaterale all'ecografia, all'ATAC. Ecco sempre la componente di grasso che è quella che ci aiuta nella diagnosi, e quindi la cosa fondamentale è di fare
le scansioni basali, non saltare le scansioni basali, perché se nelle grosse dimensioni il contrasto non maschera completamente il grasso, nei tumori di piccole dimensioni bisogna stare molto attenti, perché se si parte senza avere la basale, il contrasto può mascherare la modesta componente adiposa presente. Ecco, questo caso, dopo 5 anni questa ragazza giovane si è presentata sintomatica con dolore ed ecco all'ecocolor Doppler la presenza di uno pseudoaneurisma all'interno del tumore, attualmente in parte trombizzato, e poi la presenza già nelle fasi basali del sangue di questi pseudoaneurismi e col sanguinamento anche in retroperitoneo. Il trattamento dell'angiomiolipoma, poi ne parleranno più a lungo nel pomeriggio, al di sotto dei 4 cm, perché abbiamo visto che la percentuale di sanguinamento è più rara, si fa il follow up. Al di sopra dei 4 cm, addirittura quando è sintomatico, si fa o la chirurgia, addirittura oggi ancora meglio l'embolizzazione. Quindi si va a prendere in modo selettivo il vaso tributario della lesione e si va ad embolizzare. Ecco, a questo punto ho messo questo step per indicare che cosa? Che spesso e volentieri di fronte alle piccole masse renali solide ci troviamo di fronte a delle grosse difficoltà, dei filo spinati da passare. Adesso vedremo il motivo. La diagnosi differenziale delle masse renali. Allora, abbiamo già visto, e non sto a ripetervelo ulteriormente, che con l'ecografia riusciamo ad avere una sensibilità elevata solo quando raggiungiamo certe dimensioni della lesione, quindi oltre i 2 cm. Per la caratterizzazione abbiamo a disposizione le varie metodiche di imaging dopo l'ecografia. Ecco, però qual è il grosso problema? Il grosso problema è che già il 50% dei tumori renali maligni, cioè dei carcinomi, sotto i 2 cm esordisce come piccola massa iperecogena. Quindi, diciamo, ad un'ecografia fatta per altri motivi occasionalmente, ci troviamo di fronte a queste piccole lesioni di 2 cm, di 1,5 cm, magari iperecogene, e non sappiamo cosa fare. Oltretutto il piccolo tumore esordisce con la sua capsula, è omogeneo, quindi proprio quasi come un piccolo angiomiolipoma. Se nelle masse ipoecogene non abbiamo problemi, perché nella maggior parte dei casi sono linfomi, spesso multipli, come questo all'eco, questo all'attac, piccoli ma multipli, questo ancora più grosso, linfoma multiplo, prende quasi tutti i reni, o metastasi infiltranti, per le masse iperecogene all'ecografia, come già vi dicevo prima, abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi perché sappiamo che il 30% possono essere carcinomi, poi abbiamo la quota di angiomiolipomi e una quota molto più rara di lipomi e di angiomi. Allora, con l'ecocolor Doppler, vi ho già fatto vedere anche i voltini, abbiamo delle possibilità di differenziazione. Però quando andiamo a vedere che l'oncocitoma esordisce con un pattern 4, quindi simile a quello del carcinoma, abbiamo già finito di discutere. Sì, forse riusciamo a riconoscere questa caratteristica dell'angiomiolipoma, dei vasi anarchici, piccini, venosi, con flusso sottile, però capite che anche con questa metodica non riusciamo a combinare granché. Con l'ATAC, ecco, la cosa importante che vi dicevo prima, qual è? La ricerca del minimal fat. Cioè, se in una massa come questa, anche piccola, evidentemente costituita per lo più da tessuto muscolare liscio, però riusciamo ad avere la scansione in bianco fatta bene ad alta risoluzione in cui si vede questa minima quota di grasso, possiamo fare la diagnosi con alta probabilità di angiomiolipoma, perché raramente il carcinoma renale contiene tessuto adiposo. Con la risonanza vi hanno già mostrato, secondo me la risonanza è un problem solving in tanti casi, nelle masse piccole, in certi angiomiolipomi come questo, ecco, era quello che vi dicevo prima, basta fare una T1, una T2, vediamo il grasso, vediamo che è uguale al retroperitoneo e abbiamo già concluso. Però la risonanza non è diffusa dappertutto, non tutti i malati collaborano, eccetera, tutti i soliti problemi della risonanza.
E allora, ecco, questo è per farvi vedere qualche piccolo tumore, diciamo benigno, rarissimo, però di facile riconoscimento, come il lipoma nella risonanza e nella TAC, l'angioma venoso, quello che vi faccio vedere nello schema del Netter, che è già più difficile perché questa è l'immagine che vi fa fare la diagnosi. Cioè questa sfumata iperecogenicità vicino alla corticale che dà ematuria e che però in quest'altra immagine è molto più discutibile, non sfido chiunque a fare la differenza con. O addirittura questo che è un leiomioma del muscolo liscio e che è andato a finire vicino appunto al bacinetto e quindi è indistinguibile da un tumore epiteliale e da un tumore transizionale del rene. Quindi diciamo anche per gli altri tumori più rari abbiamo dei grossi problemi. La biopsia penso che sia una delle discussioni. Secondo me, secondo la letteratura, nel caso dell'ascesso la biopsia può essere utile, soprattutto se riusciamo a ricostruire bene l'anamnesi di questi pazienti, perché hanno delle flogosi croniche, hanno avuto febbre, magari degli episodi acuti, hanno i calcoli, hanno delle ostruzioni croniche. Quindi in quei casi in cui riusciamo a dubitare, secondo me, andando a fare una biopsia, forse riusciamo a fare la diagnosi, perché in passato questi reni venivano asportati. È capitato a tutti di avere fatto togliere un tumore, una pielonefrite exantogranulomatosa, che invece era un tumore. Fra tumore benigno e maligno, non lo so, secondo me, grazie alla migliorata performance delle tecniche citologiche, c'è qualche possibilità, però c'è da discutere sull'insemenzamento. Per la conferma di metastasi o di linfoma vedo che comincia a diventare sempre più, perché ovviamente nel linfoma è meglio non andare ad asportare il rene, soprattutto se è solitario. E poi c'è questa classe che sono i tumori inoperabili prima della termoablazione, che è una metodica sempre più utilizzata nei pazienti inoperabili. Ecco, ho messo questa punto di domanda perché secondo me non dobbiamo, cioè la mia conclusione qual è? Non dobbiamo accontentarci davanti alla piccola lesione iperecogena, che vorremmo dire sì, è un angiomiolipoma, basta, la mandiamo via. No, bisogna andare avanti, al minimo dubbio bisogna andare avanti, perché è troppo pericolosa, perché abbiamo visto che i tumori, i carcinomi renali piccoli esordiscono nella metà in quel modo lì. E questo è quell'esempio, questo è un tumore del Bellini, quindi un tumore del dotto collettore, però vedete una massa sfumata iperecogena all'ecografia, se lo lasciamo andare via questo paziente ha un tumore ad alto grado di malignità con una prognosi infausta. Quindi bisogna andare avanti, fare la TAC, fare la risonanza, che ci danno delle indicazioni circa l'infiltrazione, l'aspetto diciamo aggressivo di questa lesione, come è stato confermato poi all'anatomia patologica. Il secondo caso che volevo farvi vedere, sempre come discussione, è questo, un piccolo, fra l'altro è capitato proprio a me, all'ecografia avevo notato questa piccola bozzaturina del rene, niente, sono andata, volevo andare indietro, vediamo se va, sì, del rene con tessuto parzialmente ecogeno all'interno, che non mi piaceva, l'eco color d'opera arrivavano dentro dei vasi e io senza neanche fare l'attacco ho fatto fare la risonanza, perché la lesione era di 1 cm, era sul profilo, si rischiava con l'attacco di avere anche degli artefatti a livello di enasme, e infatti la risonanza ha risolto il problema, come vi ha già fatto vedere il dottor Volpi, questo era un piccolo carcinoma. Grazie anche alle curve di Enasmen, come vi ho già spiegato, ecco che potete vedere qui, questa è la basale e questo è il contrasto della lesione e la curva è tipica del tumore. Il terzo caso, sempre per farvi riflettere, è questo qui. Allora, i tumori benigni, come l'oncocitomo, come l'angiomiolipoma, sono la spia di un terreno predisponente all'oncogenesi. Se vi ricordate nella tabella iniziale, l'oncocitoma aveva qualche minima alterazione genetica e infatti
non tanto perché l'orcocitoma in se stesso degeneri, ma perché in questi reni sono dei terreni predisposti a sviluppare altri tumori. Quindi ecco il caso che volevo farvi vedere di una ragazza giovane con un orcocitoma da un lato e un angiomiolipoma dall'altro. Questa paziente ovviamente deve essere continuamente seguita in follow-up perché, come nella sclerosi tuberosa, sono pazienti in cui nel tempo possono svilupparsi altri tumori. Ecco qui la stessa persona con l'oncocitoma e con l'angiomiolipoma nel rene sinistro. Io ho finito.